Oggi parliamo di borse sotto gli occhi. Chi non le ha mai? Lo sospettavo, è un gonfiore sempre più diffuso, anche perché usiamo molto gli occhi fino a tardi e sicuramente questo non aiuta. Ma non solo, anche alimenti, bevande, comportamenti stressanti e abitudini dannose favoriscono la comparsa delle borse. Ah, io non ho più le borse. Ah no? Bene. No, non ho più le borse perché ormai ho due valigie. Terribile, ma vero. Mi spiace, ma per capire come combatterle dobbiamo prima capire perché si formano. Se l'argomento vi coinvolge, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Gli occhi, lo sappiamo tutti, sono un organo molto delicato e per tenerlo al sicuro c'è una piccola quantità di grasso che lo circonda ed è molto vascolarizzata. Il problema sono proprio i vasi che se perdono tono per ragioni genetiche, ormonali, metaboliche, lasciano trasudare dalle pareti siero e acqua che gonfiano il grasso. Quando il gonfiore diventa cronico, produce un'infiammazione che rende il grasso fibroso, quindi le borse restano lì in modo permanente. Ma perché succede? Una delle cause può essere dormire con un cuscino troppo basso o con la testa più in basso rispetto al corpo. I liquidi vanno a ristagnare nelle borse e ci si sveglia con gli occhi gonfi. Quindi da questa notte occhio alla posizione della testa. Un'altra causa può essere un'alimentazione povera di antiossidanti e sostanze che rafforzano i vasi capillari. In questo caso è utile mangiare alimenti ricchi di flavonoidi come frutti di bosco, more, mirtilli, lamponi. È un particolare frutto perché è ricco di bromelina, una sostanza che drena e sgonfia, ovvero l'ananas. Attenzione invece all'alcol e ai cibi piccanti che favoriscono la vasodilatazione. In più, se si va a dormire con lo stomaco pieno di grassi e di cibi pesanti, il sangue deve stare lì per aiutare la digestione e circola meno verso la testa. Possono aiutare integratori o creme a base di rusco o centella asiatica, che si trovano stranamente nei prodotti per le emorroidi, come ho descritto in questo video. In descrizione, visto che me l'avete chiesto in tanti, vi metto una crema adatta all'applicazione intorno agli occhi. Altro trucchetto: fare una camomilla strong con due bustine alla sera, metterla in frigo e alla mattina fare un impacco freddo con dei dischetti di cotone per 5-10 minuti. Poi bisognerebbe mettere delle creme con dei principi attivi specifici che funzionano davvero, tra cui fospidina che va a formare nuova elastina e collagene, glucosamina, un precursore che favorisce la formazione di acido ialuronico e speridina che favorisce il microcircolo. Non spaventatevi, in descrizione metto il link ai migliori prodotti che ne contengono e che funzionano bene. Queste sostanze funzionali si trovano anche in forma di integratori specifici per la pelle. Così si possono nutrire dall'interno i vasi e la pelle e se volete approfondire c'è il link in descrizione. Prima di salutarci, vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. E most important, aiutatemi a portare avanti la mission del mio canale. Divulgate anche voi la salute naturale con un piccolo abbonamento mensile. Info in descrizione. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!